Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraku se preferite, bentornati su Nanatsu no Taizai Grand Cross, Seven Distinct Grand Cross, con il Grey Demon Extreme. Allora, è la terza volta che ci provo, purtroppo ho i PG per farlo, ma non ho il team per farlo. Ci stiamo andando noi con un King Merlin Bet, quindi team di supporto, e il mio amico invece ci sta andando col mondo, cioè ci sta andando con Elbram King Gother, che penso sia una delle associazioni migliori per cercare di fottere questo cavolo di demone. Allora, noi ci carichiamo la special di Elizabeth. E iniziamo a usare un pochino di carte. Segui questo consiglio. Siamo a caricarci. La fase 1 è semplice. Ogni 3 turni lui si abbassa, cosa che non ci importa più di tanto in questa situazione. E si faccia molti danni in meno di lui. 60 contro 70. Abbastanza da schifo questo turno, ma va bene. Figuriamoci. E fa soprattutto danni single target in questa forma. Anche se può fare i yoe, ma non sono proprio la cosa più efficace che può fare. No, special. Special, single target, e qua. Elizabeth serve in quanto la sua special carica di due le nostre barre, quindi tanta robina. Cioè, è un ottimo boost al lancio delle special che ci permette quindi di andare molto facilmente a cercare di nuccarlo. Inoltre, ricordatevi che King più ha la barra special piena, più di suo. Oh, che bella notizia. Ti amo. Ti amo. E vabbè. Che vuoi fare? Lo ammazziamo? Lo prendo per un sì. Dovremmo ucciderlo la fase 1 così, eh? Ok, andiamo. La fase 1 è fatta. Al terzo turno scenderebbe e potrete utilizzare gli attacchi di Jericho, gli attacchi di Meliodas, nel senso il counter, perché non potete usare il counter contro lui finché vola. La fase 2 è perennemente in volo, non vi fa attacchi se non vola, se non erro. Quindi il counter di Meliodas è inutile, per questo nell'extreme non è consigliatissimo, ma quella barra sotto. Come funziona quella barra sotto? Funziona in realtà molto facilmente. È un mero. Se lui finisce quella barra, lui non può agire nel suo turno, viene stannato e cade a terra. Quindi potete utilizzare l'attacco singolo di Jericho, l'attacco ultimate di Jericho, eccetera, eccetera. Quindi approfittate di quel momento se ci riuscite. Un turno ben nuccato, come vedete, glielo but lo butta giù. Noi avremo il prossimo turno gratis praticamente, in cui cercheremo di ricaricare un pochino le nostre barre. Non è facile, ha una rigenerazione di 25.000 HP, tutti i suoi attacchi fanno recuperare HP, è una bestia di Satana, sto tizio. Cadi? Ecco qua. È una cavolo di bestia di Satana, sinceramente. Almeno facciamo qualcosa. È il bram ottimo. E questo Elbram qua mi manca attualmente in questo account, ma vediamo quando vado a pullare da Escanor, dovrebbe esserci lui scontato, potrebbe essere buono prenderlo a 20. Ok. Ok. Allora, dovremmo reggere e poi lo chiudiamo, perché non dovrebbe riuscire a reggere lui così tanto. Ok, il problema di questo è che più può lanciare 14 milioni di AOE. Sono equipati da far paura, sono tutti 6 stelle, cioè questo qua è forte proprio. Resistere a due attacchi del Grey Demon è tanta roba. Allora, facciamo lanciare le special. Con Elizabeth andate sempre dopo che il vostro partner ha lanciato la special, sempre dopo. Mettiamoci uno scudo, tanto ci rifugiamo gli HP.
E il prossimo turno lo chiudiamo. Perfetto. Non so se ci arrivo il prossimo turno. Sono abbastanza indeciso se ci arrivo o no il prossimo turno. Non ci è arrivato. È difficile, non è facile il Grey Demon Extreme, però calcolate questo, calcolando che le difficoltà L siete obbligati a giocare. Oh, un calice 5 stelle, si è ringraziato il Signore. Siete obbligati a giocare i PG di quel colore, questo vi aiuta già. Cioè Gother non si potrà usare, ok, ma avete già un'idea di team, doppia Elizabeth ce la fa. Doppia Elizabeth intercambiandomi con le cure, andando molto special in special, ce la fate. E nient'altro, questa era la guida, cerco di portarne una migliore quando riuscirò a farlo meglio. Alla prossima, buona serata.